Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per le mie interviste della domenica. Ah, che bella donna che ho qui oggi, Laura Valente, è un Dopo ore e piacere. ore di trucco, questo è il risultato, ragazzi. Quante ore di trucco, Laura? Quante Beh, ore di trucco hai detto? Non... è domenica, io ho iniziato, diciamo, venerdì. Quindi, insomma, diciamo che c'è speranza per tutti, ripeto. Quindi, ciao, Senti, tanti saluti, Laura, veramente. è un piacere mio averti. Grazie di questo invito che ho Grazie. accettato volentieri. Grazie a te per aver accettato davvero. Senti, milanese, giusto? Molto milanese. Molto milanese. Potremmo anche azzardare una chiacchierata in dialetto? No, nel senso che milanese lo capisco perfettamente perché sono nata a Milano da genitori milanesi. Mio padre spesso parlava milanese a casa, ma io non lo parlo, a parte qualche così, espressione tipo damatra oppure tesedre di queste cose, però niente di più, non mi azzardo, non l'ho mai parlato il milanese, in effetti. È una cosa che chiedo quando mi capita di avere personaggi, appunto, che sono miei concittadini, ma ormai il nostro bel dialetto Sì, è ma un andato a po' ramengo. come tutti i dialetti, insomma. E questa, devo dire, è una perdita culturalmente. Non vorrei essere banale, retorica, però è una perdita perché gli idiomi rappresentano un po'. Cioè, non è che è una perdita, è segnale di un'omologazione che, se da un lato ci consente di essere molto all'avanguardia, di cavalcare il progresso, dall'altra ci fa perdere le identità. Regionali, le identità etniche, quelle importanti e quelle che creano il confronto e che fa crescere. Siamo tutti uguali e quindi il Certo, confronto diminuisce, insomma. sono Peccato. perfettamente d'accordo con te. E allora, cara Laura, grande cantante, grande vocalist, ti ricordiamo tutti un po', quando a Sanremo ti esibivi con i Mattia Lazzara. È stato un periodo, meno di un decennio forse, però 9 anni sono stata. 9 anni, beh, quindi veramente Sì, quasi un esatto. decennio. E tu sostituisti a quei tempi, avresti un incarico, voglio dire, non indifferente di sostituire Antonella Ruggiero. Come andò? Partiamo da qua. Ma allora, diciamo che non posso non dirti che venivo da una decina d'anni di gavetta, gavetta molto importante. Io ero partita alla grande, ero partita nell'82 firmando il primo contratto mio con la Fonicetra, quindi 10 anni prima poi in realtà di entrare nei Mattia Bazar. Ero partita alla stragrandissima con Mara Maionchi alla Fonicetra, Alberto Salerno alla produzione, Pino Mango mi aveva scritto le canzoni, per un periodo avevo collaborato anche con Mogol. Insomma, diciamo, la musica mi è venuta a prendere, io non ho mai pensato di fare la musicista e la cantante, per una serie di coincidenze che non sto qua a raccontarti, mi sono trovata invece alla Fonicetra, ho fatto il mio primo LP e non ha funzionato. Non ha funzionato e a quel punto io ho iniziato, cioè ci sono rimasta malissimo e questo rimanerci male ha segnato un po' l'inizio del mio percorso nella musica, cioè io nel momento in cui questo LP non ha funzionato, ho capito che la musica era effettivamente quello che io volevo fare, era il mio mezzo espressivo, per cui ho cominciato a studiare, ho studiato musica, ho studiato pianoforte, ho cominciato a scrivere canzoni, fino ad arrivare agli anni 90, quando effettivamente ho cominciato ad avere delle buone occasioni nella musica, sono riuscita a dire dei no, fino a quando sono arrivata diciamo, alla proposta dei Mattia Bazar che mi hanno chiesto di entrare e di sostituire Antonella Ruggiero. Tutto sto spiegone che ti ho fatto per dirti che quando io sono entrata nei Mattia Bazar sapevo che sarebbe stata un'impresa ardua perché era Antonella che aveva dato l'impresa, cioè sostituire Antonella era impossibile ed è impossibile secondo me, però per me era veramente una grande occasione dopo tutti questi anni di lavoro, ecco, era un bel treno e io su quel treno ho voluto salirci non in maniera incosciente, molto cosciente, ti devo dire. Ed è Certo. un'esperienza meravigliosa, Beh, meravigliosa. Antonella era unica, però, così come unica sei stata tu in quegli Ma anni, eh? allora, se uno pensa ai Mattia Bazar,
inevitabilmente va a pensare a quel periodo, secondo me, al periodo di Antonella, perché anch'io lo faccio, cioè io vado per me, Mattia Bazzar sono ti sento, solo tu, eccetera, eccetera, quindi quello è. Vero è che con me era iniziato un altro tipo di percorso, che probabilmente, se non, purtroppo non si fosse interrotto per la morte di Aldo Stefano, probabilmente questo percorso avrebbe portato dei risultati. Diciamo che non siamo riusciti a realizzare quello che noi volevamo realizzare, cioè diventare non più una band molto cerebrale, molto aristocratica, molto mitteleuropea, quella che era quando c'era Antonella Ruggero, ma molto più sanguigna, molto più rock, una band vera e propria. Noi l'ultimo album, Benvenuti a Sausalito, l'abbiamo composto in uno scantinato, ognuno col suo strumento, io al microfono, siamo stati chiusi là dentro per 2 mesi e siamo usciti col disco, cioè come le band dovrebbero lavorare, certo. Cosa che non era mai successa, loro certo. Non lavoravano, loro lavoravano a tavolino, capisci? Cioè la strofa certo. Di inciso di una... E quindi insomma quella era... È stata un'esperienza bellissima. Purtroppo, ti ripeto, a un certo punto Aldo Stellita, che era un po' il fulcro intorno al quale si muoveva tutto il discorso artistico di Mattia Bazzar, purtroppo si è ammalato, nel giro di pochi mesi se n'è andato, e lì c'è stato proprio uno scossone artistico, perché poi la maggioranza del gruppo ha deciso di richiamare Piero Cassano. Io ho avuto un paio di incontri con Piero Cassano e sai, al di là qua, nella musica non è mai un fatto personale, è un fatto proprio di sensibilità artistiche, per cui ho capito che sarebbero cambiate troppe cose e non nel senso che piaceva a me, cioè che quell'anima, consentimi il termine, rock che stava venendo fuori con Benvenuti a Sausalito ce la saremmo dovuta dimenticare, perché non era certo quello che Piero voleva fare, anzi a lui non piaceva quel percorso che avevamo iniziato, che invece per me era la vita, cioè per me quello era quello che io volevo fare. Quindi quello, unito ad altre situazioni familiari, insomma, mi ha spinto poi a lasciare il gruppo. Io parlo tanto, quindi blocca. No, tranquilla, io non blocco quasi mai. No, ho parlato con Piero, perché ho intervistato anche lui, e persona parlando, infatti, veramente squisita. Siamo in buoni contatti, ci sentiamo, ecco, lì era proprio un discorso artistico, secondo me. Che... No, ma infatti dicevo che abbiamo anche in qualche modo sfiorato la tua figura artistica e lui ha avuto parole di assoluto apprezzamento nei tuoi riguardi, come anche di Silvia, che ho intervistato anche. No, di più che lui mi ha presentato ai Mattia Bazzar, pensa, perché quando io sono entrata nei Mattia Bazzar, lui mi ha presentato, perché lui doveva entrare anche lui in quel momento, rientrare anche lui in quel momento nei Mattia Bazzar. E quindi io il primo contatto l'ho avuto con lui e lui mi ha portata dentro i Mattia Bazzar con proprio alimentando la mia causa, cioè proprio raccomandandomi in tutti i modi. Poi nel momento in cui i ragazzi mi hanno conosciuto, poi invece lui si è sfilato per un'altra serie di ragioni. Quindi figurati, cioè Piero è stato fondamentale per il mio percorso. Mattia. Va bene, si vede che non era cosa. È stato sì, ci sono delle, sai, no? Un po' come l'acqua del fiume, scorre, a volte scorre, a volte non scorre, se non scorre cambia strada, insomma, non è che si può decidere tutto, cioè, anzi, è poco. Però i Mattia Bazzar ti hanno consentito di farti conoscere al grande pubblico, no? Quanti saremmo avete fatto? Almeno due. Due di fila, nel 92 e nel 93. E devo dire che sono state esperienze pazzesche, cioè il Festival di Sanremo vuoi non vuoi è l'esperienza più forte che ci sia almeno in Italia in questo momento. Io ho questo ricordo veramente allucinante, cioè tu sai che dietro la telecamera ci sono milioni e milioni di persone, tu sei in diretta dal vivo e hai 3 minuti, 4 minuti per cercare di trasmettere un po' di emozione, un po' di verità alle persone che ti stanno ascoltando, quindi è bestiale. Se va bene, sei capito, hai svoltato, almeno per un periodo della tua vita hai svoltato, se va male, magari mesi e mesi e mesi, anni anche talvolta di lavoro, vengono vanificati in 4 minuti, non solo del tuo lavoro, ma anche delle persone che lavorano con te, anche quelle dietro le quinte, quindi insomma, è bello peso, come si dice. Senti, al di là di queste due apparizioni con i Mattia Bazzar, credo che tu abbia un ricordo di Sanremo molto particolare, ce lo vuoi raccontare, avrai capito a che cosa alludo. Sì, io ho avuto la fortuna di andare su quel palco 3 volte,
Però a Sanremo sono stato poi 4 volte, perché in realtà nel 2016 ero nella giuria di qualità a Sanremo, quindi l'ho vissuta anche sulle poltrone, l'ho visto anche lì. No, nel 2007 mio marito Pino Mango partecipò a Sanremo e a un certo punto mi ricordo che io ormai avevo lasciato i Matia e praticamente stavo a casa, nel senso che il fatto di lasciare i Matia aveva coinciso per me col fatto poi di dedicarmi alla famiglia, sai, non è stato lascio la musica, però alla fine era nata anche Angelina nel frattempo, quindi con 2 bambini piccoli a Lago Negro, perché noi abbiamo sempre vissuto a Lago Negro, e quindi alla fine erano scelte quotidiane che io facevo, e le scelte quotidiane erano quelle di stare vicino ai miei figli, perché sai come sono i bambini, la scuola è una cosa, la malattia è un'altra, eccetera. Chiaro. Spesso non c'era per lavoro, per cui insomma io alla fine ho fatto la mamma. E quell'anno invece lui andò a Sanremo e mi disse: "Ma nella serata degli ospiti ti va di cantare con me questa canzone?" Wow, cioè certo che sì. E quindi abbiamo fatto una versione, hanno fatto, cioè hanno preparato, lui ha preparato una versione completamente diversa di Chissà se nevica, questo brano che lui presentava, un brano che aveva una veste molto ritmica, molto, molto dirompente. Invece ha preparato una versione completamente orchestrale e molto più classica che abbiamo cantato insieme su quel palco e io ne ho un ricordo meraviglioso. Noi non eravamo su quel palco, cioè appena è partita la musica noi eravamo un'altra parte, è stato bellissimo. Infatti, quando rivedo quel passaggio televisivo, rivivo quell'emozione. È stato un momento molto alto della mia vita artistica. Ci credo, parlare di te è impossibile non parlare di Pino. Grande voce, grande artista, straordinario, a me piaceva tantissimo, non solo a me. E che è venuto a mancare quando? 2014? 2014. Sì, l'8 dicembre del 2014. Tra l'altro nello svolgimento delle sue funzioni, no? Era su un palco a cantare. Sbaglio, cantò una canzone molto particolare per te, proprio in quel momento, tragico. No, lui non stava cantando per me, lui stava No, no, cantando. no, 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 stava cantando una canzone Ah, che per che... me è particolare. Beh, perché la canzone. Sì, lui stava cantando Oro e io l'ho conosciuto nel novembre dell'83, quindi del 1983, in studio a Milano perché lui stava cantando Oro, cioè stava proprio registrando Oro al vecchio studio Il Mulino. E niente, insomma, ci siamo conosciuti quel pomeriggio e quindi questa canzone, insomma, diciamo che in qualche modo ha segnato questi 30 anni di vita che ho avuto la fortuna, ecco, di condividere con lui, perché lui oltre a essere, oddio, a volte le cose coincidono, lui era un musicista straordinario e veramente un uomo con la U maiuscola. Con la E, U maiuscola. ti ripeto, spesso le cose coincidono, non voglio dire sempre perché gli assolutismi sono un po' relativi. Però mi è capitato di incontrare grandi musicisti, ho avuto la fortuna di incontrare grandi musicisti, grandi artisti nella vita e spesso la qualità umana ed etica si accompagna al valore che una persona riesce a dare all'arte. Un grande artista sa il valore dell'arte e quindi sa anche il valore della vita, secondo me. Ma certo, quanti, guarda, nella mia esperienza di comunicatore, diciamo così, sapessi quanta gente contatto per essere intervistati, a volte trovo persone squisite come te, a volte non vengo nemmeno considerato, oppure mi rispondono, poi basta, finisce lì. C'è un po' questa... Volte è anche incapacità di riuscire a comunicare le emozioni, lo sai? Ah, sì, sicuramente. Emozioni. Ci sono dei muri dentro di noi. Io, grazie a Dio, io prima cantavo perché non riuscivo nella vita a essere molto comunicativa, sono sincera. Infatti, da quando invece riesco a almeno penso di riuscire a essere un po' più comunicativa, perché mi piacciono le persone. Io quando Pino è mancato ho avuto tanto bisogno delle persone e ho imparato a comunicare, perché tante volte, sai, bisogna anche chiedere aiuto. Cioè tu dici, non mi aiuta nessuno, ho capito, ma tu hai chiesto aiuto.
abbiamo pudore, siamo timidi, siamo incapaci di comunicare. Io in quel momento ho bisogno, per cui ho dovuto imparare a chiedere aiuto, ho dovuto imparare a comunicare. Infatti canto pochissimo adesso. Adesso canti poco? Assolutamente poco, perché non ne ho voglia, cioè non penso che non allora, va bene. Tanto, è rimasto solo un fatto estetico il canto, non è più un bisogno che ho. Secondo me bisogna cantare quando si ha bisogno, deve essere una fame l'arte. Senti, è una mia impressione, tu hai citato così il mondo della musica in generale e i personaggi che lo abitano. Trovi anche tu che c'è gente che sta sulla pianta e non scende sulla terra, come, nel senso che se la tira un po', cioè raggiunta una certa notorietà, una certa, un certo numero di follower. Posso dire che non mi interessa proprio, cioè io penso che sia un problema, cioè se uno se la tira è perché c'è dei problemi, no? Ne parlavamo poco fa, è comunque un fatto di timidezza, un fatto di sentirsi inferiori, sono sempre complessi di inferiorità quando e ti dirò di più, Laura, per la mia modesta esperienza, i più grandi sono i più umili, sempre. Ma lo dicevamo prima, io sono d'accordo con te, perché se non capisci che, cioè se, insomma, coincide il fatto dell'arte è un fatto di comunicazione, non puoi fare arte per te stesso, è difficile che uno faccia, è inutile che mentiamo, cioè si fa arte per questo, guarda, sì, certo. L'applauso perché è una comunicazione d'amore, una corrispondenza d'amorosi sensi e quindi si parte per quello, i grandi artisti questo lo sanno, gli altri, quelli che tu dici che stanno sulla pianta. Non è detto che non siano grandi artisti, probabilmente, ecco, hanno problemi di comunicazione, secondo me, ecco, se sono grandi artisti, se stanno sulla pianta perché hanno fatto un successo nella loro vita, allora ci hanno avuto culo, quello è diverso, ma qua stiamo parlando di arte, no? Cioè, di gente che fa una carriera. Mi viene da ridere perché una delle prime interviste che ho fatto l'ho fatta ad un personaggio della musica leggera che ebbe un grande successo negli anni Ottanta. Non dirò il nome. L'intervista è durata 1 minuto e mezzo. Dopodiché mi ha chiuso il telefono in faccia perché io gli avevo chiesto. Sì, perché gli avevo chiesto. Adesso se era milanese, lui era No, siciliano. non è milanese, ma no, questo non c'entra niente. No, no, semplicemente. Siccome aveva esordito letteralmente negli anni Ottanta, la mia prima domanda è stata: ma raccontami di quei favolosi anni Ottanta in cui tu hai. No, 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 non parliamo degli anni Ottanta, ho già capito il personaggio. Guarda, ciao, ti saluto. Ah, Uno che ha fatto 2 canzoni nella sua vita è finita lì. Vabbè, quindi ma era questo per dire. sorprendente per lui, perché lui uno lo sa, se è così, quindi tu sei andato col dito proprio. Beh, ma bastava dire, no? Guarda, tanto lo dico anche a te, se scapita qualcosa, non siamo in diretta. Possiamo Ma figurati, tagliare, fermarci. non proprio, E tanto. così dissi a lui, ma va bene, è andata così. Ma tanto per dire come Certo. certi personaggi che è andato poco poi alla fine alla musica rispetto ad altri, invece si credono dei padri eterni. Bene, chiudiamo questo argomento. Senti, io ho sempre ritenuto, Pino, correggimi se sbaglio, un perfetto mixage tra una tecnica vocale e un grande cuore, un grande sentimento artistico. Me lo confermi anche tu? Sì, anzi, io ti dirò, lui era al 100% tecnica vocale e contemporaneamente 100% comunicazione. Questo era la cosa incredibile di Pino. Cioè, lui era uno sperimentatore della voce, ma a livelli cosmici, cioè a livelli veramente come. Poi non ne ha mai fatto un fiore all'occhiello di questo, però lui lo faceva. Lui faceva. Fai conto che in Acchiappanuvole, che è uno degli ultimi album che ha fatto, tipo adesso mi viene in mente, in un pezzo, in una cover che lui aveva fatto di Battisti, Dio mio no, a un certo punto lui si concede un bicordo. Il bicordo, per chi non lo sapesse, significa con un Demetrio Stratos. fiato, esatto, con una sola emissione di fiato, fare 2 note, ma non 2 note, che controllarle quelle 2 note. Evidente. Quindi lui aveva veramente un dono incredibile, aveva una voce pazzesca, aveva un'estensione, adesso non ti so dire, ma sicuramente minimo era di 3 ottave, cioè che per un uomo è straordinaria.
aveva questo semifalsetto che poi l'ha contraddistinto, è diventato un po' la sua cifra, se vuoi, almeno all'inizio, no? La sua cifra vocale particolare, la sua peculiarità. Quindi tutto quello che serviva per essere un cantante non perfetto di più, ma poi c'era questa dote della comunicazione, senza la quale la tua voce rimane solo un fatto estetico e non serve assolutamente a niente. Cioè, ci sono milioni di coristi che hanno delle voci meravigliose, che però li fai cantare da soli e cioè, basta una nota, non devi fare tutta la scala, basta una nota, ma mi devi arrivare al cuore. E Pino aveva questa capacità. E in più, aggiungo io, lui, sai, ci sono degli artisti che sono molto bravi, poi vanno sul palco dal vivo. E per una serie di ragioni, tra cui l'ansia da prestazione, tra cui mille cose, mille aspetti, non sono proprio, tra virgolette, animali da palcoscenico. Lui invece era anche un animale da palcoscenico. Cioè, lui sul palco, cioè, era a casa sua, si dava fino all'ultimo durante i concerti, gli piaceva proprio stare sul palco. Quindi capisci, queste tre cose messe insieme Certo, è una bomba esplosiva, chiaro. straordinario, veramente Qual è il straordinario. brano che ti è rimasto nel cuore, che ti è piaciuto di più tra i suoi? Ma questa Possibile, è una domanda alla quale non posso rispondere perché dire. veramente Immaginavo. non c'è, anche perché io ero molto d'accordo con lui perché quando gli chiedevano qual è la canzone che ti rimane, lui diceva: ma come faccio a scegliere? Cioè io nel momento in cui mi siedo a scrivere una canzone, sono convinto che quella canzone è la più bella che ho scritto nella mia vita. Se pensassi, è bella, ma quella di 2 anni fa era più bella, bella, prenderei, la straccerei, la butterei. Chiaro, Quindi non si può dire. In più le canzoni sono veramente. Io, ecco, invece, più che questo discorso, penso anche che non sia mai una questione di più bella, meno bella. Ogni canzone è l'espressione di un momento, è un'emozione. È come un figlio. Come fai a dire certo. che è più bello di questo? No, perché magari è più bello uno, ma magari l'altro è più intelligente, o insomma, Sì, capisco ma come certo. ognuno è un pianeta a Ma parte. è certo della tua saggia risposta. Io ti do invece la mia, nel senso che mi ha sempre affascinato. Io sono uno che viene colto molto dall'armonia, magari Ok. meno dai testi, a meno, o quantomeno al primo ascolto. E mi piacque subito tantissimo Giulietta. Giulietta, tra l'altro, il testo l'ha scritto Panella, Pasquale Panella, straordinario personaggio, poeta contemporaneo incredibile. Sì, Giulietta ha una costruzione molto particolare, indubbiamente. Molto, molto particolare. Non sapevo che le parole fossero di Pasquale. Ebbene, ma tu, Laura, hai cominciato perché qualcuno in casa cantava, qualcuno in casa suonava? No. No, sì, ma a livello amatoriale. Cioè, figurati, mamma era casalinga, papà era agente di commercio e in famiglia non ho personaggi famosi, non ho cantanti, non ho musicisti, niente, zero totale. Vero è che papà aveva una bellissima voce, molto impostata, lui era andato anche a lezione quando era giovane, aveva Ah, beh, veramente vedi. una bella voce papà e suonava la chitarra tipo 4-5 accordi, però io ho sempre visto questa chitarra in casa, per cui mi è venuto spontaneo a un certo punto, ma da piccolina, prendere la chitarra e cominciare a suonare. Quindi così io ho cominciato, figurati, semplicemente così. Poi devo dire che i miei genitori mi hanno sempre incoraggiata, soprattutto ecco, nei 10 anni di gavetta, sostenendomi e consentendomi di proseguire. E aspettare il momento buono, lavorando nel frattempo sempre alla musica, insomma, oppure facendo veramente lavorando, facendo piccoli lavori, però lavori che mi consentissero di non di tenere la musica come un hobby, capisci? Capisci? Allora io facevo iter, davo ripetizioni, cioè facevo cose piccoline che mi consentissero di comprarmi il sequencer piuttosto che la tastiera, ecco, queste cose qua. Quindi insomma io non posso far altro che ringraziarli. Purtroppo li ho persi tutti e due nel 2018, in un mese se ne sono andati tutti e due, però belli, belli come il sole e loro sono veramente, mi hanno sostenuto sempre, Beh, sempre, sai, no, importante questa cosa, non è da tutti, sempre. eh? Cioè, No, io quanti genitori osteggiano. lo so perché io guarda, ti dico, è da 5-6 anni che invece ho scoperto il mio nuovo talento, cioè un nuovo skill, come dicono.
Allora, mi piace l'idea di comunicare la mia esperienza nella musica ai giovani musicisti. E, 5 anni fa, quindi 2 anni dopo che Pino se n'era andato, Mogol, che mi è stato molto vicino in quel periodo, mi ha detto: "Guarda, vieni al CET". Il CET è la scuola che lui ha fondato in Umbria. "Ma vieni perché mi piacerebbe che tu insegnassi". Gli ho detto: "Giulio, non, ma non esiste. Non sono mai andata a scuola di canto, Pino mai andato a scuola, cioè io, anzi, per me le scuole di canto sono quelle che omologano il modo di cantare, per cui ero proprio contrarissima. Però avevo anche bisogno di prendere un po' d'aria, per cui ho accettato questo invito. Sono andata e in effetti ho visto che il metodo che lui usava era quello che è sempre stato il mio metodo di studio, cioè scegliersi dei modelli, e cercare di imparare da questi modelli, cioè i miei insegnanti chi sono stati? Annie Lennox, Kate Bush, Chrissie Hynde, questi sono i miei modelli. Ovvio che sono rimasti i modelli, però io lo so che cosa ho rubato a Chrissie Hynde, lo so che cosa ho rubato, perché bisogna rubare, cioè rubare in senso buono, ispirarsi e imitare anche a volte. Tanto ognuno di noi è una persona a sé stante, la nostra Comunque voce. unica. Quindi io mi ispiro e quello che uscirà dalla mia bocca non sarà mai l'imitazione di Annie Lennox, impossibile, però mi posso ispirare a questi modelli. Ora, in breve, questo è il metodo che lui usa al CET per il corso di interpretazione, per cui io ho accettato alla fine di fare questa esperienza da lui e mi è piaciuta moltissimo, tanto che poi sono stata chiamata da Phonoprint, i famosi studi di Bologna, che stanno vivendo, insomma, adesso un periodo di grande splendore, perché c'era stato un momento in cui, sai, soprattutto quando si è diffusa anche il fatto di poter fare musica a casa, no? Con i computer, eccetera, lo studio di incisione è passato un po', era troppo costoso, cioè, Eh c'era, certo. però invece adesso devo dire che stanno tornando veramente in auge e stanno lavorando tantissimo. In più hanno cominciato a fare corsi per i giovani, perché questo è importante, creare un nuovo flusso, nuova linfa, cioè dare nuova linfa. E chi più dei giovani può dare entusiasmo e portare energie fresche, in una situazione dove l'arte, la musica, ma qualsiasi, io credo anche le accademie di pittura, le accademie dove c'è l'arte, ci devono essere i giovani. E quindi mi hanno chiamato a insegnare lì e adesso sto collaborando con Phonoprint. Quindi ti dico, questo fatto di stare in mezzo ai giovani, di comunicare con i giovani, per me in questa fase della mia vita è stato, beh, a parte che mi ha aiutato tantissimo, ecco, di nuovo a essere felice e a godere della musica. E però non facendola più io in diretta persona, ma facendola, aiutando i ragazzi a farla. La trovo una cosa bellissima, mi piace tanto. Bellissima, sì, certamente. Sbaglio i tuoi figli invece, stanno Sì, un po' seguendo le Allora, orme di Raimondo. Pippo è un polistrumentista veramente bravo. Lui nasce come batterista, suona la batteria ormai ha 26 anni, la suona da 15 anni perché è molto piccolo ed è molto bravo. Nel frattempo ha studiato anche basso, è diventato bassista, ha studiato pianoforte, sta suonando il pianoforte, adesso si sta avvicinando un po' alla chitarra, però, insomma, però è molto bravo, proprio un bravissimo musicista e sta lavorando, insomma, in diverse situazioni, cominciano a chiamarlo negli studi per fare dei turni. E Angelina invece ha proprio la passione della scrittura. Angelina scrive canzoni, sia la parte testuale che quella musicale, canta le sue canzoni, è una cantautrice, insomma, canta molto bene Angelina, ha una voce molto particolare, ha pubblicato un primo album a novembre dell'anno scorso, assolutamente autoprodotto, suonato da lei, fatto tutto da lei, si chiama Angelina Mango, ha scelto di chiamarsi Angelina Mango, perché tanto quello è il suo nome, dice tanto se mi volessi dare un nome d'arte mi sgamano dopo 2 minuti, uso il mio nome che mi sembra la cosa più bella del Cosa mondo. che non hai fatto tu? E No, ma sai, vorrei capire perché. Ti piaceva Caterina Valente, non lo so. no, perché? Allora, io mi chiamo di cognome Bortolotti. Allora, Quando mi hai scritto ho detto nessuno, chi è? no, Chi è questa qua? perché tutti lo sbagliano. Io non so perché. Bartolotti, Bertolotti. Bartoletti, sempre me lo sbagliano. Per cui quando ho iniziato a cantare, Alberto Salerno è stato il mio primo produttore e mi fa: "Senti, però sto cognome lo dobbiamo cambiare". E si era inventato dei cognomi. A me proprio i nomi d'arte non mi sono mai piaciuti, ti devo dire la verità. Allora ho detto: "Guarda, l'alternativa che ti do è il cognome di mamma".
che è Valente. Quindi, ah. O Bortolotti o Valente. Cioè, no, abbiamo scelto Valente. Ecco, sono non, non c'entra con la cantante, no? No, no, casualmente. Insomma, grande onore, comunque. Beh, effettivamente suona molto bene Laura Valente, ma anche, la, anche a Laura Bortolotti, no, però un po' lunghino. No, un po' lunghino. L'avresti sbagliato, pensa a Sanremo, ecco voi Laura Bortolotti, caduta dalla scala di Sanremo, no? Senti Laura, sbaglio, tu hai vissuto tanto a Lago Negro? Sì, io ho vissuto a Lago Negro dal 92 al, al 2016. Quindi sono 24 anni. 24 anni ho vissuto a Lago Negro, sì, sì. Come ti sei trovata in una cultura, comunque in un ambiente diverso dalla, dal tuo milanese? Ma inizialmente, sai, comunque si viaggiava, mi muovevo. A me piaceva molto Lago Negro all'inizio, nel senso che era, poi era molto viva. Sai, Lago Negro ha subito negli anni un po' il destino delle piccole città di provincia, soprattutto del sud, quindi... E io ho trovato una realtà bellissima, proprio la realtà vera di paesi, bambini che correvano nei vicoli, i locali strani, era diversa da Milano. Quindi quando immagino. Poi invece ha cominciato a spopolarsi, hanno cominciato a fare lavori di ristrutturazione qua e là, cercando di omologarla a un modello urbano che in realtà non, non era quello, cioè Lago Negro è... la zona del castello, la zona medievale, ecco, invece hanno cominciato a volerla trasformare in una cittadina. E quindi, insomma, devo dirti che negli anni poi i ragazzini hanno cominciato ad andare a scuola, quindi non potevamo più fare tanto i bohemien e spostarci tra Milano e Roma. No, abbiamo, io ho dovuto, ecco, soprattutto io ho cominciato a essere proprio stanziale e per dare un, non so, perché i bambini, Filippo ha cominciato ad andare a scuola, poi è nata Angelina, quindi devo dire che negli anni... io avrei tanto desiderato trasferirmi, sinceramente, però Pino non ha mai voluto fare questo. Pino era veramente, aveva un attaccamento alla sua terra viscerale. Credo, bella com'è. Anche cerebrale, cioè era proprio una scelta la sua, non so come dirti, era proprio una decisione etica quella di non lasciare la sua terra, per cui io, va bene, insomma, mi sono rassegnata a un certo punto, tanto i miei genitori sono venuti a vivere da Milano a Lago Negro, figurati. Addirittura. Ma sì, perché poi a un certo punto è nata pure Angelina, allora erano qua da soli, noi abbiamo sempre avuto un concetto di famiglia molto, molto forte, per cui sai, a quel punto... Beh, insomma, la distanza non, non mancava, no? No, certo, era troppo, 1000 chilometri erano troppi, per cui insomma alla fine Lago Negro l'ho vissuta negli anni, insomma dipende, in certi momenti molto bene, in certi momenti a fatica, però Lago Negro mi ha consentito sicuramente di realizzare il mio sogno di famiglia che si è realizzato molto bene, quindi diciamo che il, certo. Ha favorito, ecco, questo, questo, questo meraviglioso viaggio che abbiamo fatto insieme. Certo. Prima abbiamo sfiorato un attimo il discorso dei giovani, vorrei che una domanda che faccio sempre a, a tutti coloro che si sottopongono alle mie interviste, tra virgolette, cosa ne pensi dei giovani di oggi in, in, in relazione alla musica, chiaramente? La musica italiana come sta, in buona sostanza? Sta come sta la, l'Italia, cioè tu sai meglio di me che la musica, come tutte le arti, sono sempre lo specchio di quello che è la società, no? Difficilmente, difficilmente il contrario, perlomeno tante volte la musica è stata, è arrivata prima, no? È riuscita a dare delle spinte alla società per arrivare a certi risultati, okay. Però mediamente è lo specchio della società, la musica. Quindi in questo momento la musica... è lo specchio della società, e la nostra che tipo di società è? Boh, dopo il Covid non lo sappiamo ancora che tipo di società è, ora ci stiamo prendendo le misure, e infatti neanche la musica sappiamo bene che cos'è. Io una cosa so però, perché poi a me piace sempre, ti dico la verità, proprio grazie a Dio, sono nata con questo DNA che tra tanti difetti che ho, questa cosa non la cambierei mai. Mi, non mi piace soffermarmi sulle cose che non mi piacciono, mi piace cercare quello che mi garba nelle situazioni. Allora, sicuramente in questo momento, finalmente, dopo tantissimi anni, e tu lo sai meglio di me, la musica italiana è sdoganata. Cioè, se tu guardi e ascolti la radio, io ascolto per esempio tantissime radio, giro, ma mi piace fermarmi anche su Radio DJ, su queste radio qua, no? Cavoli, una volta io mi ricordo che cambiavo perché non c'era mai musica italiana, adesso io ascolto tantissima musica italiana.
ovviamente di tutti i tipi, anche tanta musica che non mi piace, ma ci sono anche tante cose interessanti. È cambiato sicuramente il linguaggio, però sai, io sono sempre aggiornata, ti devo dire, per cui io non sento il gap generazionale, nel senso che io non è che passo dalla musica degli anni 90 e poi accendo la radio e dico, Dio, cos'è questa roba? No, io ogni settimana mi ascolto la musica che esce, per cui riesco a leggere un disegno in tutto questo e riesco anche a cogliere qua e là delle cose molto belle. Non dimentichiamoci che anche nei momenti che noi ci ricordiamo come i momenti gloriosi della musica, c'erano anche tante schifezze però che uscivano, ma proprio tante. Quindi c'è sempre la cosa aulica e la cosa che invece accontenta un pubblico, diciamo, più semplice. Quindi io credo che sia un gran momento per la musica italiana. Quindi per i giovani musicisti sicuramente, ti ripeto, adesso è un momento problematico perché stiamo vivendo un momento di discriminazione che non voglio neanche toccare l'argomento perché sono incarognita per quello che sta succedendo, no? Ci hanno sempre detto, fai il musicista, sì, ma di lavoro vero cosa fai? E noi ne abbiamo sempre un po' riso pensando che fosse una leggenda metropolitana, in realtà è proprio la verità. Adesso abbiamo capito che questo è quello che è, cioè il governo italiano e la MUENE in Italia purtroppo è così, la musica non è considerata un lavoro, la musica non viene insegnata a scuola, nelle scuole superiori non si insegna musica, ma ci sono 2 ore di ginnastica, che non gliene frega niente a nessuno, che non si portano manco la tuta a scuola, ci sono 2 ore di religione, capisci l'assurdità, e non c'è la musica, quindi qua io mi incarognisco proprio tanto, tanto, tanto. Beh, la musica lo sappiamo, avrebbe bisogno di un restyling generale pazzesco. Certo. A dir poco. Scusami che devo rifiutare una chiamata che mi sta. Ecco. Bene, senti, Laura, io direi che ti lascio andare, nel senso che è stata una chiacchierata piacevole per me. Per me è molto piacevole, grazie. Quindi ti ringrazio, saluto molto velocemente voi tutti che siete stati così gentilmente ad ascoltarci, vi do appuntamento alla prossima domenica e ancora grazie Laura, grazie. Guarda, davvero, e alla prossima. Un grande piacere, viva la musica. Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, ciao.